Ad iniziare dal 2000, prima come Università di Macerata ed ora come Università di Perugia, abbiamo dato l'avvio ad un progetto che definirei ambizioso, quello di ritrovare un famoso santuario noto e cercato sin dalla fine del 1400, il Fanum Voltumna, di cui ci parlano le fonti classiche, in particolare Tito Livio, che ci dice che era la sede del santuario federale degli Etruschi, dove si riunivano i rappresentanti delle principali 12 città dell'Etruria. Si riunivano in questo santuario annualmente, che era dedicato a quello che Livio definisce Voltumna, ma che i romani chiamavano anche Vertumnus. Studi molto recenti identificano questa divinità con la massima divinità degli Etruschi, cioè Continia. Gli scavi dunque sono iniziati nel 2000 e oramai l'area indagata è molto vasta. Abbiamo ritrovato una serie di edifici e una serie di oggetti di grande interesse, e la critica attuale più sensibile è convinta appunto che il Fanum Voltumne sia stato ritrovato. Sostanzialmente abbiamo un'area dove il culto è continuato anche in epoca romana e dove dell'epoca etrusca sono emersi dei reperti estremamente interessanti, come iscrizioni etrusche, iscrizioni che nominano varie divinità, ceramiche greche importate e donate al santuario come ex voto, e così anche numerosi ex voto, soprattutto femminili. Alcuni riproducono delle magnifiche teste, dei magnifici volti femminili, poi parti di statue in terracotta. La continuità del sito è perdurata anche nell'epoca cristiana. Prima divenne un cimitero, poi vi venne fondata la chiesa di San Pietro in Vetere, che era l'unica chiesa presente in zona al momento dell'incontro del Papa con il corporale che proveniva da Bolsena. Si tratta dunque di 1900 anni di continuità di culto, dalla fine del VI secolo a.C. fino alla peste nera del 1348. Al momento sono già emersi 3 edifici templari e forse di epoca etrusca e forse un quarto sotto la chiesa di San Pietro in Vetere. È emersa una magnifica via sacra, una via processionale che conduceva fino alla zona più alta dello scavo, dove appunto era un tempio con un'antistante fontana circolare. È emersa anche la strada etrusca che congiungeva Orvieto con Bolsena. La fase romana è attestata ampiamente da una domus e da terme romane. Di epoca imperiale è invece il ritratto che oggi, come altri oggetti trovati a Campo della Fiera, sono esposti al Museo Archeologico Nazionale.